Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qui pronti a continuare con un nuovo episodio di Resident Evil 0, il secondo titolo della saga di Resident Evil. Abbiamo già visto, nel frattempo vediamo qualche scena che parte da sola. Abbiamo già visto più o meno quello che sta succedendo nel treno, quello che è successo nel treno nei primi due episodi. Ovviamente, come in Resident Evil HD Remastered e anche in questo Resident Evil 0, mi aiuterà e mi terrà compagnia durante il tragitto, durante diciamo la run qui su Resident Evil, il mio caro amico Deus Panzer 3TV, che ringrazio per essere anche oggi qui con noi. Ciao Panzer e bentornato sul canale. Allora, innanzitutto ringrazio Dragorex per l'invito, sono lusingato e onorato di far parte di questo progetto. Ho iniziato l'anno scorso e da quello che sto notando già dal primo capitolo della saga, il remake, la remaster, che poi sarebbe stato comunque il remake dalla GameCube, del GameCube. E comunque ha avuto un buon successo, non me l'aspettavo, e mi auguro che questa cosa si dilunga Nel proseguo della nell'universo, nel saga. proseguo della serie, della saga, e anche in compagnia con me, ma più che altro per dare coraggio al caro amico Dragorex, che è per la prima volta, se non erro, che gioca a un gioco del genere, ma più che altro a un genere diverso dal solito, se non sbaglio. Sì, genere horror, diciamo, questo tipo di gioco, li ho praticamente iniziati con Resident Evil HD Remastered, perché seppur giocato così per qualche una mezz'oretta, un'oretta, quando uscì il primo tanti anni fa, non l'ho mai comunque continuato. Quindi, diciamo, mi sto cimentando per la prima volta, anche grazie a lei, in questo tipo di gioco. Tra Io l'altro, non sono nessuno in questo momento. Sì, come il film lo chiamavano nessuno. Comunque, dottor Panzer, detto questo, volevo anche Comunque, dire, intanto se vuole concludere, così poi. sì, volevo soltanto ringraziare comunque per questa cosa e niente, spero che i primi episodi registrati, quando caricherà il dottore, si vedranno i commenti, e spero che per come è stato iniziato il gioco vi è piaciuto, e per come lo porteremo fino alla fine, se vi è piaciuto. Comunque, ho detto questo, ho finito e niente, passo la parola all'amico e compagno di viaggio Dragorex. La ringrazio, dottor Panzer. Allora, detto questo, dicevo che ovviamente troverete sia i video sia sul canale, sul mio canale naturalmente, anche sul canale di Deus Panzer, e troverete il link in descrizione. Tra l'altro, Sì. anticipo che non adesso, ma tra le altre collaborazioni che farò con il cavo Panzer, ci sarà, l'abbiamo già accennato. Dottor, che sta a fa? No, niente. È il suo stomaco, ho sentito borbottare. Vabbè, è stato un Scusi lei. lapsus. Non mi faccia Scusi questi lei. scherzi qua in registrazione, in sala di registrazione. Pietri. Comunque, no, dicevo che già nei primi episodi di Resident Evil 0 abbiamo accennato una possibile collaborazione futura Ah, su un. pure possibile. Vabbè. Questa me la Su segno però. una possibile, vabbè, diamola per certa, va bene. Vogliamo essere mettere i Adesso va puntini bene. sulle i, le mettiamo, va bene. Stia tranquillo, cavo Panza. Lei è sempre il solito, non so come definirla ormai. Ho finito tutti gli aggettivi disponibili. Comunque. Dicevo, mi faccia finire, se no qua non iniziamo, dottor Panzer. Allora, dicevo che ci sarà in futuro una collaborazione, ovviamente di un titolo che abbiamo accennato
Intanto facciamo una cosa, facciamo partire perché mi ha stancato il fatto che si vedono alcune scene. Una sicura collaborazione, va bene così, dottor? Per quanto riguarda il titolo della Quantic Dream, Beyond Two Souls, che è un Ah, e titolo io mi che aspettavo un altro titolo, comunque, vabbè. se mi dai il tempo, magari ci arrivo. Mi scusi, se mi dai il tempo, ci arrivo. Allora, non mi faccia perdere il filo del discorso. Perché ha un'età avanzata, è Ma bisogna vedere normale. se io o lei, però, perché inizio a avere sui dubbi su di lei. Comunque, no, dicevo, Beyond Two Souls, che porteremo insieme, ovviamente, sia io che lei. Lei lo ha già giocato più di una volta, mi sembra che l'abbia platinato. A voglia. Io l'ho anche giocato 2 o 3 volte, non l'ho platinato perché comunque non sono uno che si mette lì a platinare giochi, almeno fino adesso ne ho platinati solo 2, quindi. Detto questo, a parte Beyond Two Souls, più in là ci sarà anche la collaborazione per altri 2 titoli. Dottore, non soffi sul microfono che la si sente. Oh, mi scusi lei. A proposito, prima di andare avanti, siamo a posto con l'audio? Ha attivato tutto quello come Sì, l'ultima ho volta? attivato Non vorrei l'audio. che poi. Infatti mi sono ricordato nemmeno mentre lei faceva la presentazione. Ah, pure. Beh, pensi un po'. Complimenti, questa è la vecchiaia sua, dottore. Comunque, dicevo, ci saranno la collaborazione con altri 2 titoli, sempre horror. Con il caro Big Boss Pro Master Panzer, e sto parlando di Devil Within 1 e 2, giusto, Panzer? Sì, che premetto di precisare una cosa, che chi ha ideato questo gioco è il padre appunto dei Resident Evil. Quindi, per non fare spoiler per chi non lo conosce, e anche lei nel caso pure per lei, dottoma, praticamente ci sono delle similitudini con Resident Evil 4. Specialmente con alcuni tipi di incontri che si andranno poi a vedere man mano nel gioco. Parlo di Evil Within e poi Resident Evil 4, che poi tanto comunque credo che faremo prima dei Evil Within, credo. Vabbè, poi nel Poi caso vedremo, non so ci quando arriverà, organizzeremo. però siccome lo voglio alternare, come l'ho detto, con Resident Evil, vediamo quanti farne di Resident Evil e poi iniziare il primo Devil Within. Allora, detto Signor questo, carichiamo la partita, anche se sono Resident andati Evil già 10 minuti Zero. solo per questa presentazione, grazie anche a lei, mi raccomando, No, lei ha tutti i suoi ma meriti. l'importante è che ce l'hai, dottore. Ecco, appunto. Ecco. Quindi carichiamo la partita. La cosa bella di questo gioco è la possibilità di utilizzare entrambi i personaggi, di farli cooperare anche insieme. E quindi, diciamo, rispetto a Resident Evil Academy Master, è molto interessante. Allora, tu incubo è cominciato, è impossibile tornare indietro. Ok. Allora, io Sì. non so se, siccome ancora non siamo morti in questo gioco, non so se c'è il trofeo come nel primo Resident Evil, il quale quando muovi ti dice benvenuto nel mondo di Resident No, Evil. te lo dico io, non si preoccupi, dottore, te lo dico Ma io. immaginavo che lo dicesse lei. Allora, noi siamo qua nello scompartimento dove penso che ce ne potremmo anche andare. Giusto, dottor? Dobbiamo andare da quella Sì, parte. allora mi faccia vedere innanzitutto l'inventario perché non mi Ok, ricordo. allora l'inventario abbiamo questo per quanto riguarda Ok. lei. Per Sì. quanto riguarda lui, abbiamo questo. Ok, allora, innanzitutto dobbiamo, dottor, veda lei se vuole ricaricare la vita a Rebecca. E dobbiamo andare al, diciamo, al punto, al vagone centrale,
dove dobbiamo salire con il rampino che abbiamo preso a fine Sì. puntata precedente alla scala fuori, Sì, all'esterno del treno. dobbiamo tornare da quella parte. Allora, sì, non faccia Scusa. così. Allora, lei mi diceva se da, come si dice, curare Rebecca. Sì, se è possibile, perché purtroppo l'unica pecca è lei. Sì, gli diamo, tanto ce l'abbiamo qualcosa, quindi la facciamo usare, ecco qua. A posto. Facciamo anche caricare un po' la pistola, non si sa mai. Dottor, un consiglio che le posso dare, usi Billy. Va bene, perché è più forte, ovviamente. Certo, i Cioè, mascoli sono cazzuti. più che più forte, ha più resistenza fisica rispetto Poi alla piccola si. Rebecca. Alla piccola Rebecca. Allora, dobbiamo andare quindi verso sinistra. No, destra. Sì, la mia o la sua? Devi inversi di noi, dottor. Bravo. Quindi verso la mia Vadi, sinistra. vadi, vadi, non Sì, si sì, fermi. sì, sì, sì. No, l'altra parte, dottor, mi fa sbagliare pure Dottor, mi scusi, mi dice verso sinistra. a me. Ma mi scusi. Venga verso di noi. Ah, ma come devo fare con lei? Non lo so. Spero di non incontrare i zombie strada facendo. Allora, volendo, dottor, può anche salire le scale perché c'è una cutscene comunque. Queste scale? Signora. Perché, Va bene, saliamo. vabbè, non dico nulla. Vediamo la cutscene, come dice lei. Oh. Vada, va, si muova. Quella volendo la può. Ah no, non la. Vabbè. Dottore, io non lo Aspetta un so. attimo, dottor. Aspetti un attimo. Vadi verso là. Verso lei è bella. Beh, Verso nel là senso, dove? verso di noi, dottor. Mi scusi. Ah, ok, no, perché verso là Prema X. Vese. non mi fa nulla. Per Non fa nulla. Che favore. No. devo fare? Devo andare avanti o Vabbè, torno su allora di. vadi. Vadi, scenda giù, scenda giù. Ok, come non detto. Dottore, questo Dragon se la segna, ha visto solo No, vabbè, questo. praticamente. No, vabbè, niente di che. Vabbè, Allora, vadi. No, vadi sul. Non fatti neanche in tempo. che cosa? Devo tornare indietro? Sì, deve andare fuori al. Ok, Ah fatemi sì, ma vedere. mi ricordo che quella porta la si sblocca salendo da su, che andiamo adesso, mi sto ricordando. Dottor, veda lei, Allora, che. vadi sulla destra. Sì, Da qua? no, dottore, deve andare fuori, deve usare rampino. Devo parlare. Devo andare No, fuori. ok. Usi. No, dottore. Ok, sia là. No, no, si giri verso. Ok, fermo. Vada sull'inventario. Devo usare il vampino. Ecco, ah, abbiamo. Ce l'abbiamo fatta. Non ne ha bisogno per il Vabbè, momento. Vabbè, mi dica lei. si metta meglio però. Più di così. Prova. È sicuro che lo dobbiamo usare di qua? Ok. E. Bene. Adesso stiamo salendo sul tetto del treno. Sì. Oh, Ok, che bello. Allora. vadi avanti. Nella stanza in cui scende, trova lo zombie. Bene, come sono contento. Tre. Rebecca non ci segue. No. Sembra che ci sia un vagone passeggeri sotto l'apertura. Calarsi attraverso l'apertura? Sì. Certamente. Ok, spara tutto. Dottore, se non spara. Vabbè. Poco reattivo stamattina, dottore. Aia, maledetto. Dottore, deve sparare sempre, senza. È maledetto.
Questo zombie si è alzato. Ok. Ok, morto. Adesso deve prendere, dottor, Questa qua? l'astuccio dell'anello che no, la può regalare alla sua fidanzata, dottor. Dottor, non faccia simpatico con me. Lo so, stavo scherzando. Allora, adesso non puoi portare questo oggetto con te. Bene, perché? Allora, No, ho sbagliato. secondo no. Aspetta, aspetta, che c'ho la cura. Aspetta che lui se... Bravo. Lo usiamo, ok. Allora, Prendiamolo. ok, portagioie. Ok. Lo esamini. Ci sono alcune macchie di sangue, forse uno dei passeggeri. Allora, esaminiamo il portagioie. Si metta, no, si me fermo, no, fermo, prema X, ok. Non fa nulla. Allora, all'apertura, ok. A quello, sì. Eh beh, si Ok. apre così, giustamente. C'è qualcosa dentro. Comunque, ok, Anello quest'anello lo d'argento. deve combinare alla valigia, a borsa, quella che... Ok, allora, Ok. cosa fai? Combina, borsa, ok. Adesso prenda la. No, vada sulla valigia. Esamino? Sì. Ok. Lo apra. Lo apra. No, 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 lo deve aprire. Dottore, deve Lo so, ho capito, un attimo, dottore, sto cercando di metterlo dritto. La vicenda è stata Comunque, aperta. Aprire, sì. dottore, Ecco, le devo fare una domanda. soldi non ne ho. No. Quanto è bravo in matematica? Abbastanza, perché? Perché ci sarà un enigma che dovrà. Un enigma matematico. Bene, bene. Lei è informatico, quindi dovrebbe essere più bravo, Sì. no? Questa scheda serve ad aprire la porta elettronica del vagone locomotore, ok. Bene, qua abbiamo preso tutto. Sì, adesso esca da questa stanza. E Non c'è c'è la nient'altro scena. qua? C'è nient'altro? Sì, c'è un No, c'è. coltello. Sì, c'è il coltello, ma lascialo là, tanto non serve, dottore. Sicuro? È Perché solo ingombrante per c'abbiamo due l'inventario. proiettili, con lui. Vado, Ma tanto. Vadi. Allora, una cosa, dottore. aspetta un attimo. Ok. Allora, una cosa. Stia attento perché si aggrappano e prendono l'energia. Sa magnano praticamente. Ma va, non me lo dire. Io da che parte devo andare, uscendo? Deve scendere, dottore. Vediamo un po' se ci riusciamo. Mi raccomando, Billy, sii veloce. Bene. Ok, attento. Ok. Ok. Ah, qua era dove che stavamo prima. Sì, quando non ci sono le sanguisughe sta a posto. Ok, adesso abbiamo fatto. Allora, adesso mette un attimo l'inventario. Deve mettere su squadra. Vada su mappa. Vai. Deve andare tutto a sinistra, tutto. La sinistra mia? Ok, Dove sta quel trattino rosso? la porta rossa. Che è il vano locomotore, se non sbaglio. Esattamente. Ecco, vado giusto? Sì, ok. Tutta questa parte, su. Mi fa vedere un attimo le munizioni. E Lui ce n'ha solo due di proiettili. lei? Lei ce n'ha di più. Si possono Allora fa. Come scambiare? No, dimmi. no? Allora vada sulle munizioni. Vada su scambia.
Sulla ok. Vado. Va. No. Scambia, ok? Mette il numero. No, deve fare col ok. No, no, metta 15, a posto. Ok, a posto. Ok, quindi possiamo scambiarci anche i proiettili. Aspetta che torno con lui e carico. Dottor, un attimo solo. Va bene, io intanto vado verso la porta di lì. Allora, ragazzi, io spero che vi stia piacendo anche questo titolo di Resident Evil, questo secondo titolo della saga, in compagnia del caro Panzer, che ovviamente è sempre il numero uno. Allora, mi sa che siamo arrivati. Sì. Allora, mentre lei si fa mangiare gli zombie, io mi faccio il coffee time. Eh beh, ti pareva che si faceva il coffee time da solo, lei. Comunque, comunque adesso deve utilizzare la scheda. Ma va, ma non l'avevo capito, guarda. Se non me lo diceva lei, io non l'avrei capito. Una Ok. cosa. Questa scena capirà quello che abbiamo letto nella prima puntata in un documento dove c'era Birkin e un'altra persona, e lo scoprirà proprio in questo video. Ok, senti, la scheda non ho più bisogno. No. La possiamo gettare. Bene. Vediamo di questa scena. This is Delta Team, this is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. What happened? Mi sa che hanno fatto una brutta fine. Ha riconosciuto il tipo, dottor? Sì, ho riconosciuto il Ecco, tipo. quindi era lui l'altro non menzionato nel documento. Allora, andiamo, va. Ok. Comunque spero che le fa piacere sapere tu questa cosa, la lore, diciamo così, o Sì, no, dottor? Per far molto. capire. Molto, molto, perché Ok. Ma perché io comunque. sono molto appassionato di questa saga, Ma dottor? guarda, non si era intuito, guarda. Non si era per niente intuito. Senti, con queste manopole possiamo fare No, qualcosa? no, 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 nulla, nulla. Ok. Andiamo. Ovviamente gli zombie si alzeranno dopo. Eh beh, ovviamente. Adesso stanno, come si Belli a riposo. dice. Allora. Aspetta. Sì. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. E come fanno a fermarlo? Ok, manuale di funzionamento dei freni. Utilizzo del pannello di controllo. Le seguenti tre operazioni sono necessarie al funzionamento dei freni. Bene, passo 1. Attivazione del pannello di controllo. I pannelli di controllo sono situati nelle seguenti aree: scompartimento del macchinista nel primo vagone, cabina posteriore del quinto vagone. Per attivare il sistema è necessario inserire la scheda magnetica nel dispositivo situato nel quinto vagone. In questo modo verranno alimentati entrambi i pannelli di controllo. Dici che conviene segnarsene queste cose? No, No, perché tanto ok. glielo dicevo io, non si preoccupi. Beh, guarda che bravo che è lei. Che
Che Lo bravo, so, mi evita di sono pur sempre un suo scrivere. moderatore. Bravo, bravo. Oggi si sta guadagnando la pagnotta, cioè 0 euro. Comunque, detto questo, allora andiamo avanti. Passo 2, inserimento del codice nella cabina posteriore. Quello Inserire che le dicevo codice io prima. del cosa, matematica? Bene. Sì. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nella cabina posteriore per disinnestare il congegno. Dopo questa, il codice nel compartimento del macchinista può essere inserito. Passo 3. Inserimento del codice nel compartimento del macchinista. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nel compartimento del macchinista per disinnestare la chiusura. Dopo il completamento di queste tre operazioni, i freni manuali potranno essere utilizzati. Guarda, non ci vuole niente, eh! Onestamente non ci Allora, vuole niente a frenare. dottore, C'è una cosa. Aspetta ovviamente. Aspetta. un No, 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 allora aspetta. Appena finisce la scena, partirà il countdown. Ecco. Comunque. Ah, c'è anche il Quindi, tempo? sì, Aia. quindi le consiglio di prendere subito la tessera che c'ha sotto i piedi Billy. E andare all'impazzata, Bene. cioè correre come se non ci fosse un domani. Che poi vabbè, l'aiuterò io. Va bene, quanto tempo ci abbiamo? Io odio le cose a tempo, onestamente. Dottor, deve soltanto indovinare l'enigma matematico. Allora, praticamente l'enigma matematico. No, non mi dica niente, quando arriviamo vediamo. Vabbè. Tanto, allora No, vado con vabbè, Billy. la volevo già preparare psicologicamente. Comunque, Vabbè, vabbè. dica Visto che è allora, una cosa. dica, di cosa si tratta? Allora, l'enigma matematico deve fare la somma per arrivare al totale. Vabbè. Per esempio, Sì, ho c'è capito, ho scritto capito. 75, sì, perfetto. 75, lei deve fare una somma per arrivare a 75. Sì, Questo. con i numeri che ci sono, giusto? Ovviamente, da 0 a 9. Va bene, È allora, un 1 a 9. immagino che dobbiamo andare con Billy, giusto? È a sua scelta. Ovviamente, se sceglie Rebecca, troverà una spiacevole sorpresa. Spiacevole Una? Oddio. sorpresa. Sì. Una spiacevole sorpresa. Può già immaginare, dottore. Non sa Allora, di che cosa. Non, no, forse non ricorda. tu quando lo hai giocato, con chi l'hai fatto? Ma entrambi. Vabbè, in questo caso, la prima volta che l'hai fatto, con chi l'hai giocato? Chi si ricorda, dottore? Vabbè, io vado con Rebecca. Voglio vedere questa cosa Vai, qua. vai con Rebecca. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy. Oh, ho scelto. What? Vabbè. Be Meglio, careful. dottore. Yeah. Vabbè, Ma ho scelto allora Rebecca. prendi. Sì, dottore, deve prendere la tessera, che sennò non fa in tempo. Io ho scelto Rebecca, o sbaglio? Sì, dottore, prenda le munizioni e scappa. Quanto ci abbiamo di tempo? Non ho visto. 3 minuti e mezzo Scarsi. circa. Scappa, dottore, non sparare, non sparare, No, vai, vai, no, vai, non mi vai. interessa niente di loro. Così la voglio, cazzuta e cattiva. Oh, Vai. finalmente prende un po' di messichezza. Andiamo, andiamo. Allora, a che cabina devo andare? Ah, dove abbiamo preso il rampino, dottore? Attento. Abbiamo preso il vampino. Quindi in fondo dove abbiamo. Sì. Immagino che incontrerò molti zombie. No. No! Mamma mia, No! stavo per fare. Via, via. Vabbè, spara, spara, veloce, veloce, tutto. Qua si sono messi tutti davanti. Maledetto. Mi sa che non ce la facciamo, dottor.
ce la fa, ce la fa. Dai, 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 dai che c'ha la via, c'ha la via. Ok. Non so se mi conviene curare. L'amico di cosa? Di Rebecca. Vai sotto, va, va. Allora, praticamente se c'era Rebecca si trovava lui zombificato. Ok, via. Vattene, vabbè, adesso. Vabbè, lascia, no, lascia. No, non mi interessa adesso. Cotto, abbiamo... Ma che è successo? Si è trasformato? Che è successo? In che senso? Scusi, io sono impegnato. Non la facevo io, così. Io odio le cose a tempo. Vada. Quindi vada. Sto cercando di fare il più velocemente possibile. Capisco. Ok, siamo arrivati? Sì. Okay. Vada avanti, dottor. Vada ancora. Un'altra porta. Lo so, dottor. Eccoci. Comunque, ok, vada sulla sinistra. Bravissimo. Ok, qui c'è un freno a mano. E ti serve la scheda di reazionale. Sì. Usa. Ok. Qual è il... Deve avere 81, dottor. 81? Sì, veloce, che c'ha 2 minuti. Come faccio a selezionare qua? Puoi usare la persona? Come lo uso qua i numeri? Deve selezionare i numeri, dottor. Ok. Allora, ok. No, maledizione. Aspetta, ferma. Un attimo, dottor, ferma un attimo. Aspetta. Nove. Posso utilizzare solo questi 9 numeri, giusto? Giusto, dottor? Ho perso i miei appunti, vabbè, amen. Faccia sempre 9. Ah, per uno. Per uno, poco Giuda. Abbiamo pochi secondi. Ok? No. 81. Ma deve fare l'uno. Vabbè. Perché cosa l'uno, scusa? Vabbè, metta... Allora, aspetta un attimo. Aspetta, che il tempo è quasi finito. 9, 8. Allora. Ok. Oh. Visto? Grazie a me, vero? Come grazie a me? L'ho fatto io l'ultimo. ma se no morivamo tutto. Adesso tocca pure a Becca. Che devo fare? Un'altra volta, dottore, un'altra volta. 67. Beh, non me lo dice il numero? No, perché è spaccato. E qua è più complicato. Ecco, non l'abbiamo fatto. Qua era complicato, non si vedeva il numero. Benvenuto nel mondo di Resident Evil. Lo ha fatto lei? Ok, trofeo... Guadagnato. Allora ragazzi, ci vediamo fra poco. Allora ragazzi, siamo morti prima, non ce l'abbiamo fatta. Adesso lo rifacciamo, sempre con Billy, lasciando indietro Rebecca. Quindi Panzer, aspetta. Manipulate the control panel for the break. Then you apply the break from here, okay? All right. Billy. What? Be careful. Yeah. Sì, farà attenzione. Allora, prendiamo innanzitutto la carta. Allora, ok. Prenda quelli. Ok. Vai. Vada vicino alla porta.
Fermati, no, no, aspetta, aspetta, sotto ci sta un'altra cosa delle munizioni, dottor. Veloce, veloce, veloce. Bravissimo. Ok, adesso okay. Vai. Non l'avevamo visto l'altra volta. Ok, andiamo, dai. L'altra volta, prima. Ok, cioè, vada. Sì, poco fa. Vediamo un po'. Se riusciamo a farcela. Qua ci sono i zombie che si sono rialzati. No, non andarci in bocca. Babà. Mi si è incastrato. Bastardo. Via, via, via. Maledetto, vabbè. Meno male che Billy è resistente. Ok, abbiamo lo Chaplin che finirà tra poco. Sì. Siamo pure fortunati in questo. Andiamo, andiamo. Finirà prima lo Chaplin o finirà... Ma guarda quanti sono qua. No, ma vaffanculo. Ce la faremo, manca solo... Oh, sono caduti tutti a terra, ok. Meglio così. Andiamo qua. Così almeno ci abbiamo più tempo. Qua ci abbiamo il tizio, no? Sì. Ciao, bello. Ti lascio lì. Ok. Ovviamente... Ovviamente dica. Finito questo c'è un'altra, una nuova sezione di gioco. Sì, sì, finiamo questa. Ok. Vai. Almeno qua siamo arrivati abbastanza in fretta, in un minuto. Allora, inserisca subito. Sì, sì, la tessera, tranquillo. Vediamo che numero mi dà. 67. Allora metta 5 volte 5 4, no, 4 volte 9 e un 6. No, no, l'ho fatto di... vabbè, ho sbagliato io, ho fatto troppo veloce. 5 volte 5, okay. 4 volte 9, 4 e una 6. Okay, fatto. This is Billy. I've engaged the control device for the break. Over. Roger, I'll put the break. Questo è un now. Po' più difficile. Però aspetti a me. 81, vabbè, questo è facile. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 80, 81. Bravo. Meno male che mi ha dato l'1. C'è l'81. Ok, mi sa che l'abbiamo fermato, dottor. È successo macello. Sì. Ma siamo ancora vivi. Ma va. Rebecca? Rebecca? I'm here. Are you all right? Hey. We managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Mi dica che c'è un punto di salvataggio. Che sta fa? Poco più avanti. No, no, scappa, scappa, dottor, scappa. Io sto scappando. Da dove vado? Da qua no.
No. Andiamo, andiamo, andiamo. Mi segui. Da qua? No, là, là. Sì, sì, là, là. Andiamo, andiamo. Dottor, lo Sharpley. Sì, sì, aspetta che salvo. C'è il punto di salvataggio qua, sì. Sì. Ok. Dove sta il punto di salvataggio qua? Venga verso di noi, dottor, verso di noi. Ok. Sulla destra. Ok. Devo salire qua. Sì. Adesso troverà la scena. Ho finito tutto. Poi c'è... Troviamo la macchina, sì. Sì. Salvare, ok. Così poi fermiamo l'episodio. Guardi, guardi la scena. Aspetta, aspetta. The Umbrella Research Center? First general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Ok. Allora. Questa villa mi ricorda tanto, tanto Villa Spencer. E infatti è diversa. Sì, però mi ricorda Villa Spencer. Non è comunque una villa. Sì, ho capito che non è una villa. Allora, qua ci abbiamo dei proiettili, prendiamoli. Qua ci sono dei nastri. Ok. Sì, questa è tutta la zona dove noi dobbiamo praticamente utilizzarlo come baule, giusto? Sì. Sì. Allora, curiamoci un po' la nostra ragazza, Rebecca. Non molto, vabbè. Io ovviamente non vedo, quindi non so. Sì, cosa sì, ma facendo. Adesso chiudiamo l'episodio, quindi salvo, visto che ci troviamo. Ho visto la macchina, c'è una macchina da scrivere, salvare, sì. E chiudiamo l'episodio perché è già andato abbastanza lungo. Sì. E abbiamo superato il treno, la fase del treno, in qualche modo, e siamo arrivati nell'atrio di questa villa, di questo laboratorio, di quello che è. Allora ragazzi, sì. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, seguitemi sulla mia pagina Instagram, sul canale Twitch, sulla pagina Facebook. Andate a seguire anche il mio caro amico Deuschpanzer3TV. Troverete il link del suo canale YouTube, del suo canale Twitch in descrizione. E ringrazio ovviamente il caro Panza di essere stato anche in questo episodio, ovviamente. Grazie a lei, dottor. Insieme a me a proseguire questa serie, questa saga di Resident Evil con Resident Evil Zero. Quindi, caro Panza, ci vedremo al prossimo episodio. E per questo, per oggi, ragazzi, è tutto qui.
e ci vediamo al prossimo episodio di Resident Evil 0. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.